Ciao a tutti, da Sanremo a Radio Incontro siamo con Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao, ciao, ciao a tutti. Riccardo, in arte? Horus Black. Ok, Horus Black, allora, parlaci un pochino di te. Sì, Horus Black è un nome d'arte che è nato dal fatto che mio nonno materno era grande appassionato di antico Egitto e avevo offerto una somma in denaro ai miei genitori per chiamarmi come nome di battesimo Horus, anziché Riccardo, poi evidentemente hanno rifiutato, però quando ho scoperto questa cosa mi è sembrata una buona idea riciclare Horus come nome d'arte, che è ancora accettabile. Beh, originale se sì, non altro. Almeno c'è una motivazione semi plausibile. Esatto. Tu come cantante, cantautore, come nasci? Nasco dall'ascolto, diciamo, la passione grande per la musica è nata dall'ascolto di Elvis, principalmente, che in realtà è venuta abbastanza tardi perché avevo 15 anni più o meno, quindi vabbè, poteva nascere prima. Però nasco da una famiglia di musicisti, i miei suonano al Carlo Felice violino, mio nonno suonava sempre in orchestra la tromba, quindi da piccolo ascoltavo molta musica classica, poi l'ascolto anche adesso e di sicuro penso abbia influenzato anche la classica. E che genere di musica fai? Rock and roll, diciamo stile anni 50, 60 o 70, però poi cerchiamo di innovarlo abbastanza a livello di suoni. Poi, insomma, il mood è quello di quegli anni, poi ogni tanto ci si inserisce qualcosa di moderno. Bene, e chi è il tuo target? A chi ti rivolgi? A chi vuole ascoltarmi, va bene tutto. Possibilmente i giovani, per cercare di avvicinarli a questo stile di questa musica, che penso sia molto bella. Quindi spero di poter aiutare anche con gli spettacoli dal vivo a conoscere nuovi artisti che magari a un pubblico più giovane sono sconosciuti. C'è qualcuno a cui ti sei ispirato per fare questo genere musicale? Ma di sicuro Elvis, poi tutti tipo i Rolling Stones, Jerry Lee Lewis, c'è una canzone dell'album che sembra molto una canzone dei Turtles, che sono quelle di Happy Together, poi ascolto anche Led Zeppelin così, ma per questione di vocalità, diciamo, non mi avvicino molto a Robert Plant, quindi mi tengo distante, però mi piacciono anche loro. Bene, parlaci un pochino del brano che presenti. Sì, adesso è uscito il video della canzone Lonely Melody, che tra i brani dell'album è di sicuro il più triste, perché parla di un amore, sì, esatto, di un amore mancato, anche se nel complesso il messaggio dell'album è abbastanza un messaggio di speranza, perché tutte le canzoni iniziano tetre o insomma con qualcosa di negativo per poi sbocciare, rifiorire. Questa è l'eccezione che conferma la regola. E c'è un messaggio particolare che vuoi passare attraverso il brano che porti o attraverso l'album? Eh sì, un messaggio di speranza comunque sia di cercare sempre, di non mollare, di provarci sempre. Bene, e fa parte di un progetto musicale più ampio? Sì, sì, la canzone Lonely Melody fa parte dell'album Simply, che è uscito da alcuni mesi, adesso non mi ricordo di preciso, da 6-7 mesi, così. Era estratto in precedenza per l'estate il singolo We Are Alone Tonight, che invece era più, era un brano veloce rock. Uh-huh. E invece per quest'estate dovrebbe uscire un singolo che nel migliore degli auspici dovrebbe essere la previa per un prossimo album. Bene, chi sono i tuoi crediti? Chi ti ha aiutato? Chi collabora con te? Chi produce? Allora, io sono come etichetta Sonic Factory, i produttori sono Egidio Perduca e Maurizetti. I brani li scrivo io con mio padre, perché in quanto musicista classico, insomma, sa il fatto suo. Ecco. Esattamente, poi ascolta anche lui Elvis, cioè quel genere di musica piace anche a lui. E quindi sì, è nato tutto come un gioco, ci siamo detti proviamo a fare, dopo cena ci mettevamo lì a improvvisare, facevamo un po' gli scemi, poi dicevamo no, bene, allora ci siamo messi a farlo seriamente. Esatto. E chi ti pubblica? La Sonic Factory. A parte me l'hai detto, perdonami. Ok, ci siamo, stamattina ci siamo. Senti, sui social dove possiamo trovarti? Allora, la pagina Facebook si chiama Horus, semplicemente con l'H davanti, invece la pagina Instagram Horus_Black_, e poi su Spotify potete trovare l'album, come pure sui Apple Store, Play Store, queste piattaforme digitali, come benissimo, si chiamano. Si chiamano ora. Esatto. Senti, sogno nel cassetto? Ma cercare di arrivare il più lontano possibile con la musica, spero di
di riuscirci. Ma te lo auguro di tutto cuore. Grazie. Allora, un grandissimo in bocca al lupo e grazie, ti ringrazio per questa intervista. Grazie a voi. Grazie.